mio papà mi raccontava spesso di questo aeroplano caduto, l'aereo americano durante la seconda guerra mondiale, e qui dalle nostre parti. Erano racconti ovviamente carichi di fascino per me, che ero un bambino piccolino. Non avrei mai pensato che dopo 20 anni di aeronautica militare i nostri destini si sarebbero incrociati. Harry, questo era il tuo nome, tu e io avevamo una passione spropositata per il volo e per gli aerei. Questa passione ha fatto sì che siamo entrati in aeronautica militare. Una volta in aeronautica militare, il sogno e il romanticismo del bambino che vuole diventare pilota si è scontrato subito con la realtà. Abbiamo visto subito che dovevamo abbracciare una realtà e una responsabilità molto più grande. Io mi addestravo per difendere il nostro paese. Ho perso colleghi, ho perso amici facendo questo. Hai lasciato la tua terra, l'Alabama, la tua famiglia, per venire dall'altra parte del mondo a combattere una guerra per un paese che non conosci. Nella tua missione, in cui eri impiegato, hanno perso la vita un po' di persone. E alla fine tu hai perso la tua. Avevi 21 anni, sei entrato in aeronautica a 19 anni. Io avevo 21 anni quando sono entrato e dopo corsi, addestramento, scuole di volo, eccetera, siamo entrati a far parte di quello che io definisco una tribù di gente normale, persone normali, ma che dopo un lungo addestramento si ritrovano a fare cose speciali. Cose intense, cose estreme, dove i secondi si dilatano e sembrano minuti, dove la morte spesso è vicino, ma questa morte non ci pensiamo perché non c'è tempo. Questa tribù ancora adesso è visibile e inconfondibile. Ora che volo con ali civili, tutte le volte che mi incrocio con un pilota ex militare scatta subito quell'intesa, quel feeling, perché noi parliamo una lingua tutta nostra, nonostante che veniamo da paesi diversi. Tu sai esattamente di cosa sto parlando. Ora mi congedo da te, dicendoti quello che la tua gente, gli americani, mi dicevano spesso incontrandomi per strada o semplicemente al supermercato sulla strada di ritorno dalla base di Shepard, Texas, dove ero a distanza. Harry, grazie per quello che hai fatto per il nostro paese. Harry, thank you so much for what you did for our country.